cari amici senza giacca, a caldo perché ho il cuore ancora che mi batte per l'ansia, la tensione degli ultimi minuti di Roma-Milan. Abbiamo vinto, siamo a 9 punti in 3 partite, chi l'avrebbe detto vedendo il nuovo Milan e questo calendario difficile, ma soprattutto chi l'avrebbe detto che avrei sofferto così tanto, tutti i tifosi rossoneri avrebbero sofferto dopo aver visto i primi 60 minuti, cioè un Milan che giocava in surplus. Su una Roma che devo dire ha tanti infortunati, sicuramente, ma è lo specchio del suo allenatore, purtroppo. Tutta rabbia, grinta, guerra sempre in campo, sempre a piangere, sempre polemiche. Abbiamo segnato su rigore il primo gol, è vero, ci hanno andato quasi di più nelle ultime 2 giornate che in tutto il campionato scorso. Un rigore che c'era, se non me lo davano non mi lamentavo perché può anche non essere dato certe volte, ma c'era. Ma poi abbiamo gestito solo noi la partita. La Roma è 3 anni di Mourinho e questo suo gioco, ha insegnato ai giocatori solo questo, di fare guerra in campo. Poi però entriamo nel secondo tempo e già abbiamo Tomori ammonito, e ha detto togliamolo. Pioli, che hai fatto un primo tempo che sembravi De Zerbi, Guardiola, con Calabria regista, con i due centrali che invece si allargavano, veramente. Fantasioso ormai il gioco del Milan di Pioli, però toglimi Tomori che era già a rischio nervoso. E infatti, dopo il 2-0, splendido, il primo gol di Leao, number 10 Leao, un gol meraviglioso, lì aveva detto: beh, goleada, cioè la gestiamo, e invece ti fai espellere Tomori, mentre avevamo Kalulu lì per entrare. E diventano 30 minuti di sofferenza, in più l'ingresso di Lukaku, che pensavo fosse morto, invece devo dire che comunque è difficile da spostare sempre, anche senza preparazione. Sofferenza, loro hanno solo un'occasione e mezza, ma poi al 92esimo con un autogol segnano e quindi gli ultimi 4 minuti al cardiopalma. Io non capisco Pioli anche che toglie poi Loftus-Cheek, ok, che ha ammonito, ma era il più alto, sappiamo che soffriamo i calci da fermi. Mi sembrava di rivedere gennaio, ok, con quel pareggio pazzesco all'ultimo minuto dopo un'altra partita dominata. Comunque è andata bene, abbiamo vinto. Bellissimo l'entrata di Okafor, mi è piaciuto moltissimo come tiene palla, come dribbla. Chukwueze ancora secondo me è evanescente, entra sempre nei finali di gara. Ma io vorrei fare un encomio non solo a bravi Giroud, bravi Renders, bravo Pulisic, ma a Krunic. Che partita ha fatto oggi Krunic? Sempre massacrato. E quindi finalmente è finito anche il mercato, adesso si va in pausa per la nazionale. Via vai di giocatori, di attaccanti che dovevano venire, oggi il Milan ha praticamente firmati 6 che poi hanno rinunciato, ieri Taremi, oggi altri 5, abbiamo preso Jovic, vabbè, uno scarto alla Fiorentina, comunque vedremo, speriamo che abbia lunga vita Giroud. Andiamo in pausa per la nazionale, io sarò a San Siro martedì 12, con il Milan in prima in classifica e vediamo cosa fanno le altre, ci vediamo al derby, sarà una sofferenza, ma abbiamo iniziato bene. Ciao a tutti e... Dai Roma, dai!